Ciao ragazze, bentornate sul canale. Come potete aver visto dal titolo, oggi è un video tag in collaborazione con una ragazza che molte di voi conoscono, il mondo di Erika, che saluto e la ringrazio per avermi proposto la collaborazione. Il mondo di Erika è un canale dove si occupa di vlog, cucina, recensioni, quindi passate insomma da lei a vedere perché fa tante cose belle e si occupa anche di review, appunto recensioni, anche di Amazon, e quindi passate da lei, vi raccomando, non solo per vedere appunto il video in collaborazione con me, ma per vedere tutti gli altri i suoi video, e lasciate un bel pollice all'insù. Detto questo, vi parlo appunto del tag. È un tag molto conosciuto e si intitola La mia gravidanza, cioè tag la mia gravidanza. Quindi mettetevi comode e parliamo un po'. Allora, sono delle domande che riguardano appunto sulla gravidanza. Io le leggerò appunto dal telefono perché mi sono state date da lei. Sono in tutto 15, diciamo, 15, perché la sedicesima non è proprio una domanda. Allora, partiamo. Quando hai scoperto di essere incinta? Allora, l'ho scoperto, più che scoperto, lo aspettavo, perché lo abbiamo cercato. E io per far tutto ciò sono andata a cercare con un'applicazione il giorno fertile, e quindi l'abbiamo proprio cercato, era il momento di farlo, diciamo, diciamo così. E quindi quando l'ho scoperto ero felice, ero quasi convinta che era così. Dopo una settimana, circa una settimana, non molto, una settimana. Come l'hai scoperto? Ho fatto gli esami delle urine. Ho fatto quelle perché con i test non mi piaceva e volevo andare sul sicuro, e quindi ho fatto quello. Poi comunque io ho tutto un iter particolare, poi vi spiegherò nel frattempo. Come l'hai detto al papà del tuo bebè? Nulla, lo aspettavamo, quindi quando sono arrivati i risultati abbiamo visto sulla carta, c'era scritto positivo, cioè incinta, quindi in attesa, e quindi l'abbiamo letto insieme il risultato. Come lo avete detto agli altri? Allora, quando ero incinta vivevo a provincia di Varese, quindi ovviamente a mia mamma, amici, parenti, col telefono. Prima mia mamma. 5. Ci sono stati sintomi prima della gravidanza? Allora, no, perché io ho avuto una gravidanza veramente bella. Io l'auguro a tutte quante la mia gravidanza. Alla fine magari no, è stata un po' movimentata, ma nemmeno tanto. Però no, non ho avuto sintomi particolari, tipo nausea, mal di testa, mal di stomaco, no. 6. Quali sono stati i primi sintomi dopo la scoperta? Ripeto, nessuno, non ho mai avuto nausea, non ho mai rimesso, non ho mai avuto voglie particolari. Ecco, l'unica cosa che mi ricordo, che c'erano dei cibi che non mangiavo, che non mi piacevano, tipo piselli, zucchine, che anche dopo la gravidanza, dopo aver partorito, li mangio tuttora, e mentre prima, cioè, guai. Quindi diciamo in meglio. Però ragazzi, davvero non ho mai avuto dolori, a parte quando ho mangiato le lenticchie piccanti, sono stata un po' maluccio, ma è stata colpa mia, quindi ok. 7. Hai fatto esami particolari in gravidanza? Sì. Oddio, no, a parte la morfologica, qualche controllo in più, diciamo che ho fatto, vabbè, il glucosio lo fanno tutti, e ho fatto anche altri tipi di analisi, ecografie, perché io sono
nel monorene, quindi ho fatto più visite, più analisi, più ecografia del dovuto, e dal terzo mese, quarto mese mi hanno detto di stare a casa a riposo, perché appunto era una gravidanza un po' particolare, avevano paura che insomma qualsiasi movimento o il mio stile di vita poteva nuocere comunque sia me che il bambino. Però cose particolari proprio no, queste sono state. Ecco, l'unica cosa che mi dava fastidio è che sulla ricetta c'era scritto gravidanza a rischio. Non l'ho potuto digerire per parecchio tempo, ragazzi, mi ha dato veramente fastidio, perché mi ricordava ogni volta che potesse succedere qualcosa. Comunque è andato tutto bene. 8. Qual è stata la prima cosa che hai acquistato per il tuo bebè? Allora, io l'ho acquistata non subito, ho fatto passare i 6 mesi abbondanti, sempre per lo stesso motivo, perché ero in ansia, avevo paura, anche se la mia gravidanza andava bene, sono dimagrita 12 kg in gravidanza, cioè una cosa assurda, stavo bene, comunque avevo paura e quindi non volevo comprare cose presto. L'ho comprata insieme a mio marito le tutine, quindi un paio di tutine per il parto, quindi per quando veniva al mondo, insomma il bambino, per avere i primi vestitini. E l'ho fatta a 6 mesi abbondante, insomma. Ok. Qual è stata la prima cosa che invece hai ricevuto in dono per il tuo bebè? Oddio, sì, beh, a parte la camicia portafortuna che era rossa, quello di mio figlio, e ho ricevuto, sì, il primo, diciamo questo, perché va regalato, comunque va comprato, e poi delle babusce, quelle scarpine e un giacchettino fatto tutto a mano. Poi, 10. Sei entrata in travaglio? No, io non so che cos'è il travaglio, lo so, mi odierete. Non ho avuto travaglio, non ho avuto dolori, non ho avuto contrazioni, è stato un parto un po' così. Sono partita con parto normale, quindi ho fatto l'epidurale, però poi ve lo racconto più avanti. Ok. A quante settimane hai partorito? 40. Dritte, 40. A termine. Sono entrata in pronto soccorso, in ospedale, perché mi si sono rotte le acque. Ero a casa. Me lo ricordo benissimo, c'era la mia mamma anche. Allora, ero a casa, mi stavo mettendo a letto. Non ho sentito nessun tipo di dolore. Mi sono sdraiata e mi sono sentita bagnata, lì per lì non ho pensato, perché ripeto, non ho avuto nessun dolore, calci, contrazioni, niente, penso, cioè, ho avuto più dolori quando mi viene il ciclo che non quando doveva nascere il bambino. Mi sono sentita bagnata, ho detto, Dio, ma che mi sono fatta la pipì sotto? Scusate. Mio marito alza il letto, fa, ma che hai fatto? Quando poi ho realizzato, ho detto, Dio, mi ci sono rotte le acque. Mio marito mi ha guardato come per dire, che stai dicendo? E ho detto, prendi un asciugamano, qualcosa. E subito siamo andati via in ospedale, mia mamma si era appena messa a letto, poverina. Siamo entrati in macchina con tutte le asciugamani attorno. E siamo entrati. Mi hanno fatto subito il tracciato, mi hanno messo la flebo e aspettavano le contrazioni, che non sono mai arrivate. Questo il 20 a sera, sì. Il 21 a mattina, niente, non avevo contrazioni, avevo un po' di contrazioni, ma ripeto, i dolori erano veramente sopportabilissimi. Non so che tipo di contrazione, erano proprio delle piccole scossette, ma niente, erano proprio poche.
E com'è stato il parto? Alla 12, com'è stato il parto? Il parto è stato che mi hanno appunto fatto il tracciato, hanno visto che le contrazioni non aumentavano, però il bambino stava in posizione, stava tutto bene, i battiti anche sia i miei che i suoi erano bene, non c'era dilatazione ancora e quindi hanno cominciato a portarmi giù. Mi hanno intanto fatto l'epidurale, che devo dire non è stata dolorosissima. Anzi, mi aspettavo peggio. E quindi ho fatto quella, tutto a posto, c'era anche mio marito, controllavano, però mi dilatavo pochissimo. Poi hanno cominciato a parlare di ossitocina, di indurre il parto, eccetera, eccetera. E mi sono un pochino agitata perché ho detto, cavolo, non ho avuto dolori tutto questo tempo, ma questi mi devono far prendere l'ansia. C'era anche il papà durante il parto, sì, fino a un certo punto, perché ad un certo punto, scusate il ripetersi, c'era qualcosa che è andato male. Il dottore guarda il monitor e vede che il battito del bambino non era presente sullo schermo o comunque era decelerato. Quindi mi strinse la mano e mi disse: signora, guardi, lo vede l'orologio? Ho fatto sì, sono le 11:30, alle 12 le garantisco che avrà suo figlio tra le braccia, però dobbiamo fare un cesareo subito. Io ho detto, ma come, ma avete fatto normale? Ma ho detto no, perché ci deve essere stata qualche complicanza. Quindi hanno cacciato via mio marito, poverino. E quindi niente, a mezzogiorno è nato mio figlio. Ed è stata la cosa più bella del mondo, perché appunto quando lo senti piangere è così, no? Quindi faresti in modo che cambiasse qualcosa se avessi un'altra gravidanza? Ma no, la voglio così com'è. Ecco, l'ultimo pezzo lo taglierei, cioè avrei voluto fare parto normale, però il problema è che il cordone si era stretto al collo del bambino con le mani e quindi il suo cuoricino, poverino, non batteva più bene e il dottore, per fortuna, se n'è accorto e mi ha fatto partorire subito in cesareo. Ecco, questo vorrei evitarlo se mai dovesse avere un'altra gravidanza, però io ho rischiato già a dire la verità, perché essendo monorene mi hanno sconsigliato di fare un'altra gravidanza, o almeno di pensarci bene. Qual è il nome che hai dato al tuo bebè, al tuo bambino? Daniel. Perché non lo dice, però mi sembra che c'è. Perché l'ho deciso insieme alla mia migliore amica, Ilaria, la mia sorellina, per vari motivi e anche perché poi era il nome più plausibile. Altrimenti c'era tipo Mattia, quindi l'abbiamo messo tipo ai voti con mio marito, Mattia Daniel, e quindi è andata per Daniel, anche perché il cognome di mio marito è corto, inizia con la D, quindi Daniel, era perfetto. L'ultima domanda. Tagga qualcuno. Allora, poi vorrei taggare Mary De Cadella, se non sbaglio, Gianina di Parmigiano Insieme, che è da tanto che non facciamo qualcosa. E poi basta, non me ne ricordo più adesso, non mi viene in mente, non mi sono nemmeno preparata. E quindi queste poi magari le scrivo nell'info box, quindi tutti siete stati taggati, tutti, tra virgolette, e le nominate. Io vi do un bacio, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Ricordatevi di andare da Erika, quindi il suo canale è Il Mondo di Erika, lasciate un like anche al video di Erika e buona giornata e al prossimo video. Ciao ragazze!